Egep 2017, l'incontro con un vecchio amico è naturalmente graditissimo. Siamo con Michele Rizzo, il direttore generale di Caffè Mauro S.p.A. Michele, bentornato dinanzi alle telecamere e ai microfoni di VenlinTV.it. Grazie, grazie a voi, grazie sempre per questo momento che ci riuscite a dedicare. Oggi... voi siete qui nello stand insieme a diversi altri marchi. Perché quest'unione? Ma noi siamo un'azienda ormai internazionale, siamo arrivati ad essere in 45 paesi di tutto il mondo, ma comunque siamo partiti dalla Calabria e siamo abbastanza legati al territorio. L'unione con la Caffo, il gruppo Caffo, che è famosa per la mano del capo, ma anche per altri brand come San Marzano Bosch ed altro, nasce per questa voglia che abbiamo di portare la Calabria fuori dal territorio, e siamo sicuramente due aziende considerate emergenti e insieme lo facciamo bene. Partecipiamo già insieme ad un consorzio, insieme ad altre eccellenze calabresi, per lo sviluppo un po' nel mondo, e questa è la prima occasione che abbiamo per metterci insieme nel mercato anche dell'Oreca, facendo sinergie pure. Sinergie intendo che magari ci scambiamo degli agenti, ci scambiamo dei clienti e insieme riusciamo meglio dove magari singolarmente riusciamo più lentamente, visto che siamo in un paese pieno giustamente di concorrenza. Sono tutti marchi di grande rilevanza internazionale, parliamo di Borsci, Taitù, l'Amaro del Capo e diversi altri, ma Mauro ha un aspetto predominante. Sì, diciamo, Mauro è un'azienda storica che dal 49 che opera in Italia ha avuto una eccezionale storia, e noi oggi stiamo continuando questo percorso di crescita soprattutto nei paesi esteri. Questa è veramente una fiera italiana, è una fiera italiana destinata al mercato Oreca italiano, alla ristorazione, ai bar. Stiamo preparando, abbiamo qui un'offerta proprio per i bar italiani, perché siamo partiti in Italia, eravamo cresciuti molto bene al centro-sud, quindi Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, con degli sprazzi sul Lazio e sulla Lombardia, ma ora ci interessa arrivare anche in Emilia, in Toscana e nel Triveneto, dove di fatto non c'eravamo mai stati. Parliamo delle novità che presentate quest'anno al SIGEP 2017. Sì, in realtà non la presentiamo proprio oggi, l'abbiamo già presentata da prima, ma rimane un argomento molto attuale e contemporaneo, che è il nostro biologico. Il nostro caffè biologico è un caffè particolare perché ha tre proprietà, quattro proprietà in una, per raccontarle tutte quante, perché è un biologico, è un 100% arabica, è un prodotto fair trade ed è anche un prodotto che usa un packaging 100% riciclabile, perché è un alluminio stampato, non è il solito triplex, è una novità che permette nei paesi esteri soprattutto ad essere ancora più apprezzati. In Italia il biologico, il fair trade, la sostenibilità dell'ambiente eccetera non difficilmente crescono. In altri paesi come la Svezia, Finlandia, Germania siamo invece molto richiesti, e devo dire che in alcuni paesi stiamo spostando l'attenzione dai nostri di caffè 100% arabica a questi 100% biologici di fair trade. Senza dimenticare le monorigini. Sì, le monorigini è un altro lancio recentissimo, abbiamo fatto tutta una linea dedicata ai bar che vogliono differenziarsi dalla offerta direi monotona italiana, perché siamo in 800 torrefattori e devo dire che la maggior parte di noi si fanno solamente concorrenza presentando ognuno il proprio caffè, ognuno di noi sostiene che è più buono. Io per la verità non lo sostengo, dico che il nostro è un ottimo caffè in mezzo a un gruppo di pochi ma comunque eccezionali aziende e buoni prodotti. Poi ci sono tante altre aziende che non li voglio neanche confrontare con noi, e quindi, come hanno fatto in tanti, le aziende più importanti italiane, perché l'Italia è una grande realtà con grandi industriali e grandi anche torrefattori, non solo per volumi, grandi anche nell'essenza, noi abbiamo creato una linea di prodotti monorigini, quindi non diversa dagli altri, un po' in stile anche con gli altri, che sono dei caffè speciali, sono dei 100% arabica, con caffè provenienti da piantagioni specifiche, con un gusto più particolare per i palati più, diciamo, per i più attenti, e abbiamo un prodotto sia per la ristorazione in capsule che ovviamente in grani per le caffetterie che ne fanno richiesta. Sempre con, ricordiamolo, la tostatura lenta. Sì, vabbè, quello oramai fa parte di qualcosa che... Bisogna ricordarlo. Perché... No, il nostro brand infatti è Caffè Mauro a tostatura lenta. La tostatura lenta è parte del brand, non è semplicemente un sistema produttivo. È una roba che oramai ci ha contraddistinto in Italia un po' dappertutto,
è questo di cosa ne facciamo. Un'altra novità che possiamo raccontare è che l'azienda, oramai questo è il secondo anno che utilizza solamente energia 100% verde, quindi noi siamo, anche questo lo raccontiamo oggi sui PEC, quindi tutti i nostri PEC raccontano che noi utilizziamo solo energia verde. Stiamo cercando di dare dei segnali sempre più attenti a dei mercati che guardano anche questo. Ripeto, in Italia è complicato farlo passare come un elemento aggiunto, un valore aggiunto, ma in alcuni paesi in tutto il mondo lo richiedono sempre più espressamente. Michele, grazie, sei stato cortesissimo, l'abbiamo rubato a un cliente mentre appunto faceva business, ho detto dai 5 minuti così ci spieghi un attimo il perché di questo connubio con il CAF Group, marchio Borship San Marzano, vecchio amaro del capo e naturalmente Caffè Mauro. Saluta gli amici di VennintV.it. Ragazzi, grazie a tutti e alla prossima. E io nel frattempo, lasciando lui al business, continuo in questo percorso itinerante nei corridoi di SIGEP. Non andate via perché tra poco arriva tanto altro. Buon viaggio allora.